perde il derby, un altro Toro Granata. Il Nardò ritrova la vetta della classifica di Serie D a spese e sul campo di un Potenza battagliero ma impreciso e sfortunato. Il match del Viviani potrebbe cambiare il senso dell'ultima parte di torneo dei lucani, che partono all'attacco. Al primo minuto Simeri ci prova con un diagonale potente ma centrale. La girata di Rescio è più insidiosa, Napoli c'è. Il match è intenso ma bloccato nell'imbuto di centrocampo, almeno fino a quando le due squadre non decidono di sfruttare le corsie esterne. Lo fa per primo il Potenza al minuto 28. Liccardi nella conclusione pensa solo alla forza, non alla precisione. Il Nardò fa molto meglio e al 34esimo passa in vantaggio. Caporale galoppa sulla fascia e crossa. La difesa di casa pasticcia e Prinari in mezza girata sigla l'1-0. Dopo 4 minuti la corsia destra potentina è ancora terra di conquista per Caporale. Sul suo traversone Napoli non esce, Montinaro indirizza la palla a rete, ma è Di Romeo la spinta decisiva per il raddoppio ospite. I lucani sono piegati e anche sfortunati, perché in chiusura di primo tempo la deviazione di Simeri, che potrebbe riaprire i giochi, è respinta dalla traversa. I cambi a trazione anteriore, disposti da Marra, Testardi per Posillipo, Tulimieri per Vaccaro, non scalfiscono la solidità del Nardò, che tesse la tela imbastita dall'allenatore Ragno con diligenza. Fino al 28esimo, quando dall'ennesima mischia confusa in area pugliese scaturisce un fallo da rigore. Dagli 11 metri Simeri non sbaglia, il match assume significato nuovo e potrebbe avere anche un diverso punteggio se al 39esimo la doppia occasione, che capita prima a Simeri e pochi istanti dopo a Tulimieri, fosse sfruttata in modo più efficace. I titoli di coda riservano un palo colpito dal neretino Presicce e un'inutile espulsione di Tulimieri per fallo di reazione. Ennesimo errore di un Potenza condannato dalle proprie mancanze più che dalla forza dell'avversario. Quando concedi la minima occasione a queste squadre ti puniscono, anche se la partita era sotto controllo. Mi dispiace, poi il secondo tempo si è messa in risalto la loro qualità migliore, che è la difesa, e quindi era difficile, però ci abbiamo provato, anzi sono contento, e i ragazzi oggi vanno solamente applauditi.